È sfida scudetto stasera allo Stadio Maradona, dove la squadra di Spalletti incontrerà la Juventus, seconda in classifica dopo il Napoli, campione d'inverno. Abbiamo chiesto un pronostico ai tifosi azzurri. Sicuramente una sfida scudetto, perché è una sfida di alta classifica, la prima contro la seconda. Però stasera sinceramente vedo bene il Napoli, nonostante io sia molto scaramantico. E nonostante la Juve attualmente è la squadra meno imbattuta nelle ultime 8 partite. No, è sfida scudetto, sicuramente è sfida scudetto, perché la Juventus è a meno 7, i punti non è che sono tantissimi, alla fine sono 3 partite e si può recuperare. Detto questo, il Napoli ha un solo risultato per stasera, è la vittoria, e tra l'altro è un mezzo match point, perché vincere contro la Juventus significherebbe portarla a meno 10. E non dico avere mezzo scudetto in tasca, ma quasi. Allora, io dal primo minuto darei molta possibilità ad Raspadori, a Giacomo Raspadori in attacco, e ovviamente il centrocampo, Mario Rui, Osimhen non può mancare, anche Kvaratskhelia. Vabbè, sfida scudetto no, perché comunque manca un po' di tempo, però siamo carichi. Speriamo ci diano una bella soddisfazione, dai ragazzi. Sicuramente è ancora presto, siamo ancora a gennaio, il fatto che ci sia già questo dualismo un po' come ai vecchi tempi è una sfida sicuramente importante, ma è ancora precoce parlare di scudetto secondo me. Vorrei Lobotka, Elmas e Zielinski al centrocampo, in attacco solito Osimhen, Kvara, e preferirei Politano a Lozano, sincero, molto, molto di più. La Juve fa sempre paura, non lo sappiamo perché. Comunque è la partita.